dell'ambiente, dell'agricoltura, della salute, che sono poi, diciamo, quelli che attengono anche al discorso di questa sera, degli argomenti trattati questa sera. Senza queste tre componenti difficilmente si può, diciamo, arrivare ad avere dei prodotti di qualità e quindi anche le materie prime che servono, quanto più naturali possibile, che possono servire diciamo alla realizzazione di una serie di integratori, quindi applicando anche quello che può essere la chimica a queste cose, diciamo integratori sani nel nostro, per il nostro benessere alimentare e fisico. Ovviamente diciamo che proprio in questo periodo che abbiamo avuto la possibilità con Expo 2015, che ha avuto come tema fondamentale quello dell'alimentazione, abbiamo avuto la possibilità di far conoscere tutto quello che il nostro territorio è in grado di offrire su questi temi. Io vi ringrazio, lascio agli altri la parola, rinnovo il saluto, auguro un buon lavoro e una bella serata a tutti. Grazie. Da parte dell'Ordine dei Farmacisti, di cui io ho l'onore di fare parte come vicepresidente, tra l'altro. Allora, intanto è bellissimo vedere una sala così attenta ed è stato bellissimo arrivare fin qui, anche se con qualche problema, perché vista la mia giovanissima età, la schiena fa le pizze, ma questo lo fa anche nei giovani, quindi non mi scompongo più di tanto. Era una strada leggermente difficoltosa. Comunque ringrazio Valeria e Gianna per aver organizzato questo incontro. Torniamo a parlare di naturale. È un lungo periodo che ne parliamo, finalmente ci siamo svegliati e la chimica, anche se è stata una delle mie materie preferite, l'ho insegnata per 28 anni, quindi dovrei dire la chimica è tutto. No, la chimica è una parte, il naturale è molto di più. Ed è molto di più perché sicuramente allevia molte patologie, dando anche quello che non è il contenuto chimico della controindicazione, ma aiutando l'uomo, il paziente, chiamiamolo paziente in generale, perché anche quando la patologia è una patologia di, diciamo, non fondamentale, non importante dal punto di vista medico, è comunque una patologia per il soggetto, la che utilizza. Quindi possiamo capire se ci sono controindicazioni, se ci sono condizioni particolari per le quali il paziente non può assumerli, se ci possono essere interazioni fra il farmaco e il naturale, se ci può essere interazione fra farmaco e alimento. Quindi possiamo veramente avere un ruolo nuovo e diverso, ed è il ruolo proprio che ricorda la farmacia di tanti anni fa, cioè quella farmacia dove si entrava per il consiglio, dove si era tutto sommato accolti con affetto e con calore, e dove ognuno di noi poteva trovare una risposta, e quasi sempre la risposta giusta. Chiaramente alla natura non ci rivolgiamo per la prima volta a noi, ma risale a secoli e secoli fa, cioè dagli assiro-babilonesi, agli egiziani, tutti hanno utilizzato le medicine, lasciatevi passare il termine, forse non del tutto idoneo, per la cura della salute, quelle naturali. Naturali da organismi marini in particolare, e quindi diciamo in questi 20 anni di studio ho avuto modo di apprezzare il fascino di una tematica che insieme coinvolge professionalità di settori diversi, dalla chimica, come si diceva, all'ambiente, passando per un'importantissima professionalità che è quella dei medici. Quindi diciamo passiamo alle nostre relazioni e spero che questo argomento affascini voi, così come sta affascinando me da tanti anni. Prego, dottor Camoriano. Buonasera. Benvenuti a tutti. Io porto il saluto di Fadoi, cioè la società
e quindi e ringrazio il direttore scientifico di questo convegno, la professoressa Costantino, per l'invito, visto che si tratta di un tema estremamente importante, un work in progress, diciamo, un on point, appunto, alto, e qualche parola di background servirà per contestualizzare l'evento in un momento in cui l'alimentazione è ovviamente una tematica che interessa gran parte della nostra collettività. Voi sapete quali funzioni di questa identità contaminata, il cibo riveste un ruolo importante, perché il cibo è cultura, res non naturalis, lo definirono i filosofi antichi, è storia, perché nasce dalle vicende degli uomini sul territorio condizionate dalla politica dell'economia, è esperienza del mondo, è la cucina del Mediterraneo, offre una splendida testimonianza della vita come arte dell'incontro. Sua peculiarità è quella di presentare in aree distanti geograficamente e culturalmente delle caratteristiche simili, di essere pertanto local, cioè di avere delle caratterizzazioni sul territorio comuni ad altri luoghi, e di essere caratterizzata dalla incessante ridefinizione, perché è tipica di ogni identità culturale. Riesce con un sapiente utilizzo a combinare gli ingredienti semplici in innumerevoli preparazioni che diventano per ogni paese la ricetta tipica. La ricetta. Ed è questa parola che giustifica la presenza di Spazio Mediterraneo qui, perché la parola che lega cucina, medicina e farmacia. Seconda persona imperativa del latino recipere, viene da recipe, che vuol dire prendi, scegli, combina gli ingredienti naturali in modo da trarne utilità. La nascita della medicina, sia a Oriente che all'Occidente, nasce proprio come uso sapiente del cibo. Ippocrate sosteneva: lascia che il cibo sia la tua medicina e la tua medicina il cibo. La teoria medica si basava sulla teoria dei contrari, per cui la malattia andava corretta somministrando delle sostanze di qualità opposta a quelle che avevano generato il male. Ippocrate aderisce a questa tesi e la utilizza anche in relazione agli alimenti, così come un farmaco combina gli elementi per trarne il giovamento, così anche nelle preparazioni alimentari gli ingredienti devono essere combinati in maniera sapiente. Rispetto a una componente di tipo esterno, quindi uno stress ossidativo maggiore, possono causare dei danni al sistema nervoso centrale. Ed inoltre c'è un'altra evidenza che in letteratura è molto ampiamente riportata, nella sindrome di Down, che è una trisomia del cromosoma 21. Il cromosoma 21 è un cromosoma molto piccolo, però contiene circa 250 geni. Di questi 250 geni, 50 si è visto che sono implicati nel fenotipo della sindrome di Down, nei danni che la trisomia causa, e all'interno di questi geni c'è proprio il gene che codifica per la superossido dismutasi, quell'enzima che abbiamo visto prima essere in grado di portare alla formazione dell'anidride, del perossido di idrogeno. Quindi l'accumulo di perossido di idrogeno nella sindrome di Down è una delle cause più acclarate per la progressione della patologia a livello cerebrale. Ci sono ad oggi circa 50-70 malattie correlate con lo stress ossidativo, e vedete che all'interno ci sono patologie decisamente lontane tra di loro: il cancro, il diabete, la malattia di Crohn, l'artrite reumatoide, Parkinson, eccetera, hanno tutte all'interno della loro fisiopatologia una componente più o meno marcata che sia legata alla problematica del stress ossidativo oppure dell'eustress. Ovviamente la relatrice che mi ha preceduto, Serenella Gagliardi, ha declinato in maniera
elegante, tracciando un profilo tra storia, mitologia, enogastronomia e religione, di quello che è il contributo che l'alimentazione dà alla protezione del nostro organismo. Dal punto di vista chimico, il grosso di questo contributo è ascrivibile a molecole che si chiamano polifenoli. Queste molecole sono molto diverse tra di loro, troviamo le antocianidine per esempio, che questo fattore riesce a fare è quello di rilassare la muscolatura dei vasi. Più è rilassata la muscolatura dei vasi, meno i vasi sono costretti, quindi significa che sono più pervi e meno a rischio di patologie cardiovascolari. Per altri versi lo riescono a fare anche attivando un altro enzima che si chiama ENOS, eneosintasi, che appunto è in grado di produrre dalla L-arginina, che è un aminoacido normalmente ingerito con l'alimentazione, produrre monossido d'azoto, che altresì è in grado di produrre rilassamento a livello vascolare. Questi due meccanismi sembrano essere i principali responsabili della protezione dal rischio cardiovascolare che i polifenoli hanno quando vengono chiaramente assunti. Tra le molecole decisamente più utilizzate in questo periodo e anche molto studiate c'è il resveratrolo. Il resveratrolo dal punto di vista chimico, come abbiamo detto, è un derivato polifenolico, un anello aromatico con diversi idrossili, è meglio inquadrato come composto stilbenico o ancora come fitoalessina, che vuol dire che questa molecola non è presente normalmente all'interno dell'uva rossa, ma viene prodotta a seguito dello stress che l'uva rossa subisce, dalla siccità, dall'attacco patogeno, piuttosto che dall'azione delle radiazioni ultraviolette. Quindi paradossalmente più l'uva è stressata, più l'uva è stata appunto ha subito l'attacco di questi stressori, più sarà ricca di resveratrolo. Tanto vero è che di giovinezza, beh, il nicolo dobbiamo escludere certamente perché è ampiamente dimostrato in letteratura che gli antiossidanti naturali hanno degli effetti specifici importanti e assolutamente in grado di coadiuvare il nostro benessere. Forse siamo lontani dall'elisir di giovinezza, ma aspettiamo la prossima relazione per capire quanto ci possono realmente aiutare. Grazie. Siete qui presenti a parlare di questo argomento di cui veramente se ne sente tanto parlare, ma che spesso non sappiamo declinare nel modo corretto. Il relatore che mi ha preceduto, entrambi i relatori sapientemente ci hanno illustrato sia quali sono le virtù degli antiossidanti nello spazio mediterraneo, ma anche tutto quello che riguarda lo stress ossidativo. E sicuramente tutti noi che siamo qui presenti siamo soggetti a uno stress, non solo uno stress ossidativo, perché di fatto lo stress è uno stato di tensione mentale e fisica, ma è soprattutto uno stato di tensione naturale, è uno stato di tensione che coinvolge il nostro organismo quando viene sollecitato da qualsiasi cambiamento di tipo esterno. La cosa importante è capire quali sono i meccanismi, e il professor Millenna ce ne ha illustrati di molto importanti, ma è saper gestire lo stress nella nostra vita. Abbiamo visto che appunto è uno stato fisiologico e non lo possiamo evitare. L'importante è imparare a vivere in equilibrio, in armonia, ma purtroppo nella nostra vita anche nella nostra vita siamo anche soggetti a diversi tipi di stress che non derivano solo da quelli dei meccanismi del nostro organismo che vengono rotti, ma da una serie di eventi che possono perturbare il nostro equilibrio. L'Università di Washington, pensate, ha catalogato tutti quelli che sono i principali fattori di stress, e qui lo vedete al primo posto. Vedete la perdita e la morte di un coniuge, come questo possa rappresentare un importante fattore di stress che noi molto spesso non consideriamo o sottovalutiamo, con uno score di 100 punti, ma anche eventi che possono sembrare del tutto degli eventi positivi nella nostra vita, un matrimonio, la gravidanza, la nascita di un bambino rappresentano comunque dei fattori che possono
portare a uno stress e di conseguenza anche uno stress ossidativo. Poi qui ce ne sono di vari, certo è che appunto tutti i cambiamenti esterni possono sono principali fattori di stress per il nostro organismo. Appunto abbiamo visto come lo stress possa essere uno stress positivo, cioè lo stress che mette in allarme il nostro organismo, che è quello che ci fa avere la risposta di fuga ed è direi anche uno dei nostri primordiali meccanismi di difesa. Ricordiamoci da dove noi veniamo dall'essere cacciatori, i nostri antenati dovevano scappare dai predatori e questo è lo stress positivo e quindi è anche una risposta immediata. Oppure è uno stress, anche in questo caso positivo, lo stress che ci stimola. Abbiamo visto una gravidanza, ma può essere anche un cambiamento di lavoro, quindi un cambiamento della propria vita. Ma lo stress, abbiamo visto, è anche un fattore molto negativo per il nostro organismo, soprattutto quando si cronicizza, quando le tensioni nel nostro corpo diventano un effetto cronicizzante e noi non abbiamo più le risorse necessarie e sufficienti per combattere lo stress. Il dottor Tramontano all'inizio della presentazione ci diceva come siamo di fronte ad un aumento di tutte quelle che sono le patologie croniche, le patologie di infiammazione e come questi siano una frontiera su cui non solo i medici specialistici, i dietologi, i biologi nutrizionisti, i medici appunto di medicina generale devono far fronte, ma tutti noi dobbiamo far fronte, anche noi che non siamo degli specialisti. Variando in questo caso, come ci ha spiegato sapientemente la dottoressa Gagliardi, la nostra alimentazione, cercando di ritornare a quello che fa bene per il nostro organismo, cioè a mangiare cibi sani, avere un'alimentazione sana. Io qui vado un po' veloce perché ne abbiamo ampiamente parlato, ma appunto lo stress diventa un fattore di rischio per la nostra salute quando è sicuramente a livelli elevati e quando il nostro organismo non è più in grado di difendersi dai cambiamenti che avvengono nella nostra vita. Io poi vi ho riportato anche un gioco, un questionario che è tratto dal libro della salute di Umberto Veronesi, che chi vuole poi alla fine della serata può compilare, ma che vuole di tracciare un identikit per tutti di quello che può essere il nostro strato di stress, perché anche tante volte noi tendiamo anche un po' a sottovalutare lo stress nella nostra vita, pensando sempre di farcela o comunque di non stare anche di fronte al fatto che il nostro organismo è sottoposto a svariate tensioni. Altra cosa importante che noi comunque dobbiamo sempre di più considerare il nostro organismo non solo come una reazione biochimica, ma quanto un insieme di mente, corpo e cervello, cioè il nostro corpo, il nostro organismo, la nostra persona deve essere considerata un tutt'uno, deve essere considerata anche per le emozioni che una persona vive. E chiaramente tutte quelle che sono le forme di stress viene poi registrato dal nostro organismo e si può misurare. Come lo misuriamo? Con un innalzamento della pressione sanguigna, quindi con tutti i fenomeni di ipertensione, con un'accelerazione del battito cardiaco, quindi tutti i fenomeni di tachicardia, le tensioni muscolari, le respirazioni che sempre di più diventano delle respirazioni scorrette, ma che alterano poi anche altri equilibri, la postura, la nostra digestione, quindi tutta una serie di reazioni che sono provocate dallo stress,
ma che di fatto vengono misurate dal nostro organismo e anche tutti gli sbalzi a livello ormonale. A queste poi si accompagnano tutta una serie di problematiche a livello fisico che coinvolgono il cervello, coinvolgono la pelle e qui riscontriamo problemi di acne, dermatiti, a livello di muscoli, tensioni muscolari, a livello del cuore, vi dicevo, le alterazioni del battito cardiaco, la tachicardia, lo stomaco, il grande implicato. Quanti di noi soffrono di reflusso gastroesofageo, di pesantezza allo stomaco, di difficoltà di digestione? Molti di questi sono dovuti allo stress, di problematiche a carico del pancreas, dell'intestino. E io qui mi fermerei un attimo per dire come il nostro intestino, ce lo dimentichiamo, ma il nostro secondo cervello. Noi dobbiamo curare il nostro intestino. Perché? Perché il benessere del nostro intestino è il benessere del nostro corpo. E curare l'intestino significa un'alimentazione sana, significa gestire lo stress. Problematica a carico del sistema riproduttivo e del sistema immunitario. Le problematiche a carico del sistema immunitario poi sfociano in situazioni patologiche ben più gravi e ben più difficili da gestire. Tutto questo appunto porta a una rottura del nostro equilibrio. Abbiamo visto tutti i meccanismi biochimici che sono appunto alla base dei radicali, della formazione di radicali liberi e di come i radicali liberi siano una protezione per il nostro organismo di fatto, ma il problema è quando i radicali liberi sono prodotti in eccesso, quindi quando diminuiscono le nostre difese antiossidanti e quando aumenta la produzione di radicali liberi. E tutto questo ci porta a un danno, come già precedentemente sottolineato, cellulare, tessutale e organo sistemico, per portare poi a quelle che ci ha detto benissimo il dottor Tramontano: malattie dismetaboliche, cardiovascolari, malattie neurologiche, invecchiamento precoce, infiammazioni e tumori. Stiamo assistendo veramente ad un aumento nella progressione dei tumori e delle infiammazioni di tipo cronico. Per cui nella nostra vita è sempre importante mantenere l'equilibrio tra i radicali liberi e gli antiossidanti. Come? Sicuramente con tutti gli antiossidanti che vengono dall'interno, quelli che produciamo, di cui ci ha parlato il professor Milella, ma anche con gli antiossidanti esogeni. E qui ritorna il discorso di una sana alimentazione declinata in modo veramente perfetto, ma anche ci possiamo difendere da tutti quelli che sono i danni dello stress seguendo anche delle abitudini di vita, tornando a quella che è la giornata tipo, per cui 8 ore di lavoro, 8 ore di riposo e 8 ore di svago. E qui io potrei anche finire qui perché credo che il grafico nella maggior parte di noi sia sbilanciato più o meno verso un settore di cui non commento. Spero che per tutti sia sbilanciato verso le 8 ore di svago, ma onestamente non lo credo. Ma anche, come vi dicevo, considerando che il nostro organismo non è fatto solo di reazioni biochimiche, noi dobbiamo anche pensare a tutta una serie di emozioni positive che sono fatte di relazioni sociali, amicizie, famiglia, lavoro. Sono tutte fattori esterni che contribuiscono a modulare la produzione di radicali liberi, di antiossidanti, bilanciando quella bilancia che molto spesso fa fatica a trovare l'equilibrio. Abbiamo visto poi come sicuramente è, oltre alla vita sana, l'alimentazione è importantissima, ma sicuramente dobbiamo mangiamo troppo, mangiamo in maniera sbagliata e soprattutto
mangiamo molti zuccheri di tipo raffinato. Dobbiamo tornare a quello che ci diceva la dottoressa Gagliardi, dobbiamo ritornare alla natura, dobbiamo ritornare al prodotto biologico, e mi fa piacere che l'abbia sottolineato. Dobbiamo diminuire anche la quantità di cibo che noi introitiamo. Noi mangiamo troppo, noi siamo la società del benessere. Il dottor Tramontano, ripeto, scusate, io cito perché mi fa piacere che l'abbiano detto i miei predecessori, ha detto: noi dobbiamo promuovere una cultura del benessere. Bene, noi siamo le società del benessere, ma noi dobbiamo promuovere la cultura del benessere, che è qualcosa di veramente diverso da quello che stiamo facendo. E dobbiamo diminuire anche il caffè e il tè, che sono molto abbondanti nelle nostre alimentazioni, ed evitare il tabacco. Ma anche cercare di limitare o fare un abuso ragionato di tutti quelli che sono i farmaci e gli psicofarmaci, che vanno ad alterare il nostro stato ormonale. L'uso di droghe e l'uso di alcolici. Infine, parlo adesso per personalmente, utilizzando quelli che sono i rimedi naturali. La presidente dell'ordine dei farmacisti diceva giustamente all'inizio del suo saluto: dobbiamo tornare a parlare del naturale. È vero, la natura ci regala delle sostanze meravigliose, noi dobbiamo trarre le ricchezze che vengono dalla natura, e per questo possiamo usare tantissimi rimedi, tantissimi antiossidanti, ma anche la pappa reale, il magnesio. Il magnesio, ricordiamoci, è una delle sostanze che noi perdiamo di più in abbondanza nella nostra vita, e che spesso con l'alimentazione noi non introitiamo in maniera sufficiente. La dottoressa Gagliardi ci parlava dei semi oleosi, le mandorle, le noci, ma quanti di noi mangiano in modo adeguato mandorle e noci per ripristinare il magnesio che perdiamo? Pochi di noi. Infine, utilizzando appunto gli antiossidanti che vengono dalla natura, che vengono da questo territorio meraviglioso che è l'Italia. Io credo che noi abbiamo un potere e abbiamo una ricchezza che pochi altri paesi hanno, perché abbiamo una varietà enorme di sostanze, e anche il fatto di avere tante varietà ci aiuta anche a poter scegliere per la nostra salute. E infine, utilizzando, qualora l'alimentazione non sia sufficiente, gli integratori alimentari. Sicuramente, tornando al discorso dell'alimentazione, dobbiamo utilizzare quella che viene definita dieta antiossidante, cioè una dieta che utilizza antiossidanti con un elevato potere orale. Abbiamo parlato del melograno, dell'uva, utilizziamoli in maniera quotidiana nelle nostre tavole. Riscopriamo appunto piante e frutta e verdura che non utilizziamo. Per cui, riassumendo, noi dobbiamo sicuramente, per difenderci dai radicali liberi, dobbiamo ridurre le calorie. Il discorso che vi facevo: mangiamo troppo, dobbiamo diminuire l'introito di cibo, utilizzare degli antiossidanti che vengono dall'alimentazione, e utilizzare una dieta antiossidante, e anche utilizzare degli integratori. E qui entro un po' anche nel vivo della mia presentazione, perché io rappresento l'azienda Cavazzi Giuliatti di Padova. Faccio una piccola parentesi su chi siamo. Siamo un'azienda appunto del nord Italia, forse si era capito che il mio accento non era proprio lucano. E è un'azienda che ha 45 anni di vita e che viene da un'esperienza molto importante su tutte quelle che sono le sostanze naturali. Negli anni 80 in Cavazzi Giuliatti c'erano le prime scuole di naturopatia, da cui poi sono usciti
medici molto importanti, degli iridologi molto importanti, il dottor Lorito piuttosto che il dottor Di Spazio, sono nomi che nel panorama del mondo naturale sono molto conosciuti e vengono proprio dalla storia di Cabassi Giuriatti. Inoltre è un'azienda familiare. Io qui sono sempre accolta come una grande famiglia e a me fa molto piacere questo e per me è un onore veramente, anche un grande ringraziamento a tutti voi. Però ecco, Cabassi Giuriatti ha un po' quest'anima, ha un'anima di una famiglia che si rapporta con una dimensione industriale, ma che rimane una famiglia, perché il presidente Bruno Giuriatti, ancora le redini dell'azienda, è affiancato dalle due figlie, di cui una è farmacista, direttore tecnico, e da una serie di collaboratori che porta avanti un progetto che è il progetto Nutriva. Due parole su quello che è il progetto Nutriva per poi concludere con una carrellata di prodotti che sono i prodotti che possono essere a complemento di una sana e corretta alimentazione e di uno sano e corretto stile di vita. Il progetto Nutriva nasce appunto cercando di dare un'integrazione che noi vogliamo definire un'integrazione efficace, cioè un'integrazione che funziona veramente, e per fare questo utilizziamo materie prime di elevata qualità, utilizziamo dosaggi terapeutici, quindi riferiti a cliniche, utilizziamo una filiera cosiddetta corta, cioè abbiamo dei terzisti controllati e abbiamo la capacità di importarci direttamente le materie prime. Nutriva è una linea di 60 referenze, non vi preoccupate, non ve le faccio tutte, ma che vanno dalla A alla Z e che chiaramente, dovendo trarre il buono che viene dalla natura, le materie prime vengono da tutto il mondo. Lo vedremo poi alla fine, una delle più importanti prodotti della linea Nutriva è la Nutricurcuma. La curcuma della linea Nutriva è una curcuma indiana che noi importiamo direttamente dall'India. Perché? Perché in India c'è la miglior curcuma del mondo. E questa è la filosofia di Nutriva. I prodotti di cui questa sera appunto vorrei illustrarvi sono legati appunto al potere antiossidante. Abbiamo visto che appunto unendo lo stile di vita, la dieta antiossidante e gli integratori, riportiamo in equilibrio quella bilancia che andiamo a perdere per tutta una serie di meccanismi. Il primo di questi è l'antioxidox. Questo integratore contiene coenzima Q10, acido. Per facilitare abbiamo messo dei piattini di plastica, quindi che potete riempire con i finger food e poi riempire successivamente alla seconda tornata. Adesso devo andare a vedere in cucina che cosa è successo. Grazie comunque a tutti per la partecipazione. Con noi la dottoressa Gagliardi, questa sera una bellissima serata insieme a tanti professori, ma il suo detto in questo magnifico convegno davvero ci è tanto tanto piaciuto. Allora dottoressa, questa sera si è parlato di sostanze naturali, ma fra le tante ce n'è una in particolare che mi ha tanto incuriosito. Questo, come si chiama questo? Curcuma. Ecco, che cosa è precisamente e quali sono, ecco, le caratteristiche di questa sostanza che fa tanto bene? Siamo in Basilicata e dunque a Lauria, abbiamo parlato del pomodoro ma anche dell'olio, vero? Che fa tanto bene.
proprietà che diciamo curano, che curano, sì, sono proprietà che fanno, curano in maniera preventiva, cioè aiutano il nostro organismo a stare. Si può anche parlare di cura come nel momento successivo, quando interviene la malattia, allora vengono combinati, sono comunque proprietà antiossidanti e soprattutto contengono acidi buoni. Grazie Sarenella, grazie. 2 minuti e mezzo.